I torresi hanno rinnovato la loro devozione a San Biagio, anche in un momento difficile come quello che stiamo vivendo. Per evitare assembramenti nella piccola cappella dedicata, la statua del santo è stata eccezionalmente spostata nella chiesa di Santa Maria del Principio. Don Luigi Maiulo, parroco della chiesa di Santa Maria del Principio, che ospita per quest'anno eccezionalmente le celebrazioni per la festività di San Biagio. Com'è l'affluenza dei fedeli in questo giorno molto particolare? Dall'alba di stamattina, dalle 6:30 di stamattina, c'è stata un'affluenza di tante persone che per devozione sono giunti qui nella parrocchia di Santa Maria del Principio per venerare l'immagine di San Biagio, l'immagine della chiesa di Via Calastro che la famiglia Palomba Sorrentino ha ritenuto quest'anno di poterla portare qui nella parrocchia per la venerazione. C'è stata una bella affluenza, c'è questa bella tradizione di dare il batuffolo dell'olio benedetto più dei taralli che hanno dato. Ringraziamo il Signore perché anche in questo momento particolare che stiamo vivendo dell'infezione, della pandemia, dove c'è un numero ristretto in chiesa, ma fuori oggi è una giornata solare, fuori c'è tanta gente per la partecipazione al sacramento dell'Eucaristia e molti anche per la celebrazione al sacramento della confessione. Ecco, molte persone che arrivano non solo dalla parrocchia di San Biagio, i fedeli della zona, ma anche quelli che frequentano abitualmente la vostra parrocchia, quindi un ampliamento del numero di fedeli che possono così attingere alla benedizione del santo. Ma direi che oltre i tradizionali persone che vengono ogni anno, ma vedo anche persone da Ercolano, da Portici, sono venute stamattina, proprio perché ci tengono per questa devozione e soprattutto per la chiesetta di Via Calastro. E allora siamo contenti di questo. E dove c'è l'accoglienza, dove c'è l'amore e la preghiera, c'è tutto. In un giorno come questo, dove bisogna comunque essere attenti al distanziamento, ai protocolli anti-Covid, come si stanno comportando le persone che arrivano qui? C'è un bel gruppo di volontari della parrocchia che è vigilante su questo e sta andando tutto bene. Siamo con uno dei volontari della chiesa di Santa Maria del Principio. Come si sta svolgendo questa giornata e soprattutto qual è il rapporto che hanno i fedeli col santo? Il rapporto è stato sempre, diciamo, a partire dai nonni, perché San Biagio, insomma, è sempre nominato per i mali di gola. Poi i bambini pure, che una volta io che ho frequentato la scuola elementare ci mettevamo in fila, due a due andavamo, a parte il fatto che noi bambini eravamo alzati più dai taralli che dall'olio, però diciamo per i mali di gola è molto importante, poi per la gola, anche se non è proprio l'argomento adatto, anche per, insomma, da come parliamo, che diciamo sempre molte sciocchezze, dovremmo metterlo più per quello che è un male, diciamo, esterno, per un male interno. Forse c'è sempre un po' di folklore, però è stato sempre un santo amato, poi un mastide, la cappellina bella piccola, una zona mare, sempre attratto, sempre. Poi a me personalmente mi diceva mia madre che a mia zia da piccola fece un miracolo perché, non so, i bambini all'epoca mangiavano tutto e di più, rimase con la gola un po' e con l'olio di San Biagio, quindi anche qua con quell'olio che non è una cosa santa ha fatto molti, molti miracoli. Un augurio magari che nel prossimo anno si ritorni alla sua sede originale che purtroppo quest'anno non può ospitare questa celebrazione. Certo, la sua casa è sempre quella più bella, però sinceramente l'importante è che fa la grazia a noi che diventiamo più buoni, più responsabili. Questo deve essere l'augurio più grande, affinché noi vediamo in San Biagio un esempio da seguire, un modello da imitare
ed essere più buoni, altrimenti poi non serve a niente. A prendere solo l'olio, i taralli, il pane, bisogna farlo con fede.